Ricorda Massimo Profeta da studio che questo è il primo punto esterno sotto la sua gestione, secondo me costruito con merito dal ventesimo del primo tempo, quando avete preso bene le misure al Pescara e avete creato. Sì, è stato un punto importante, con merito perché secondo me abbiamo avuto la capacità di leggere vari momenti della partita anche un po' condizionati, soprattutto nell'essere stati in grado di rialzarci dopo un gol lampo subito dopo i primi minuti, poi la squadra comunque è riuscita secondo me ad essere competitiva per lunghi tratti, soprattutto il primo tempo, poi il secondo tempo una serie di situazioni dove ci ha visto anche cambiare tanto, non siamo stati altrettanto bravi nella gestione del recupero palla, abbiamo abbassato il baricentro e abbiamo sfruttato poco quelle che potevano essere caratteristiche di un centrocampista in più, un esterno in più di profondità. Però ecco, va dato merito ai ragazzi per il fatto che abbiamo dato continuità, perché soprattutto in questo momento noi dobbiamo anche pensare alla partita di giovedì molto ravvicinata, che diventerà fondamentale prima di poi recuperare energie e rimetterci a posto. Nel secondo tempo tantissimo possesso palla del Pescara, avete fatto capire anche lei mister rinunciato alle ripartenze, avete però chiuso bene l'area di rigore perché il Pescara è entrato su quel contatto di Mussolini fuori area ed è entrato con il colpo di testa di Merola, per il resto classico possesso palla sterile non da Zema. Sì, sono d'accordo e per quello, ripeto, è stata una lettura positiva da parte dei ragazzi in quella che è stata la circostanza che ci ha visto non bravi nel gestire la palla e allo stesso tempo però meritevoli di concedere poco a una squadra che di solito riesce a creare tanto. Una domanda da studio per il tecnico e lo salutiamo. Fabio? Ferraresi. No, chiaramente faccio complimenti al mister e volevo chiedere se Cernigoi, rispetto a quel Cernigoi che conoscevamo noi a Pescara, è diventato più giocatore. Chiaramente lui non l'aveva visto in quel periodo, però io credo che adesso sia un giocatore importante per la categoria. Proprio su Cernigoi, che tra l'altro dietro le telecamere ci dicono da studio che è diventato un giocatore molto importante per la categoria. Lei non l'aveva visto il periodo che era qui a Pescara, ma è diventato veramente un giocatore importante. Sì, è un ragazzo maturo, ha raggiunto un'età matura, si sta rendendo molto disponibile in quelle che sono situazioni da un punto di vista di fase di non possesso e poi chiaramente ha delle qualità che nella categoria sono qualità importanti e dove ha ancora margini di miglioramento, perché secondo me le sfrutta ancora non al massimo e quindi puntiamo molto su di lui perché secondo me poi sulla lunga durata può essere un giocatore che può allinearsi a quello che è già un reparto abbastanza competitivo e darci quella competitività che serve per venire fuori da una situazione ancora complicata.